Salve a tutti, benvenuti nel mio canale. Questo è un brevissimo video, talvolta traggo spunto da qualche mail che mi viene inviata. Un paziente mi ha fatto una richiesta che non è di mia strettissima competenza, però sicuramente mi piace così allargare anche le conoscenze e quindi andare al di fuori di quelli che sono i confini della urologia o andrologia. Mi chiedeva questo paziente la quantità di vitamina C, qual era il miglior modo per assumerla? Allora, la risposta è immediata, la modalità migliore è endovenosa. Mi rendo conto che non è fattibile, non è possibile. Perché è endovenosa? Perché comunque quando noi ingeriamo vitamina C viene quasi totalmente distrutta a livello gastrico e poi prontamente eliminata a livello renale. Per cui i 400 mg che introduciamo, ma una piccolissima parte verrà assorbita. Per via endovenosa, chiaramente la somministrazione sarebbe immediata e passerebbe, salterebbe tutto il tratto gastrointestinale, ma questo lo è un po' per tutto, no? A partire dagli antibiotici ad altre molecole. Nessuno di noi si sogna di farsi un'endovena di vitamina C giornaliera prima di andare a lavorare. E quello che ci sta portando la scienza è una nuova formulazione molto interessante, la vitamina C liposomiale, ossia il discorso è anche abbastanza semplice e intuitivo. Introduciamo la vitamina C in sfere lipidiche, in sfere che proteggono la vitamina C dall'aggressione dei succhi gastrici. Quindi questo liposoma, questa particella liposolubile contenuta, dove è contenuta la vitamina C, passerebbe serenamente la componente dello stomaco senza essere aggredita, andrebbe tranquillamente nell'intestino e sarebbe, o è, perché esiste, e viene assorbita dalle cellule della mucosa intestinale, andando quindi subito a livello del sangue, dove poi viene chiaramente liberata attraverso anche passaggi epatici e dei vari organi filtro che conosciamo, e quindi essere molto più biodisponibile di una normalissima vitamina C. E quindi ecco la risposta alla domanda dell'amico paziente è questa: sicuramente l'introduzione, l'assunzione di una vitamina C liposomiale permette un maggior assorbimento e quindi chiaramente una maggior attività, presumo in questo caso legata a una modulazione e rinforzo del sistema immunitario, che è un po' il pensiero più importante in questo nostro periodo che stiamo vivendo, dove ognuno di noi cerca in qualche modo di rinforzare in maniera naturale, se possibile, il proprio sistema immunitario. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.